Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie maschere preferite per pelli miste. Ricevo infatti sempre tanti commenti riguardo alla cura della mia pelle, le maschere che utilizzo, le creme e così via. Sul blog trovate già un post dedicato alla mia routine serale con tutti i passaggi dalla detersione all'idratazione della pelle. Oggi invece ho deciso di fare un video tutto dedicato alle maschere perché negli ultimi anni mi sono avvicinata tantissimo alle maschere, ho iniziato a curare molto la mia pelle e le quattro che vi mostrerò oggi sono le mie preferite attualmente. Sono di marche differenti, hanno consistenze diverse e anche prezzi più o meno alti. Partiamo subito con la maschera più economica ma che io trovo comunque efficace, ovvero questa in tessuto della Garnier. Il prezzo di questa maschera si aggira attorno a 1,90 euro più o meno, quindi è molto economica, monouso ovviamente. Si tratta di una maschera in tessuto che serve a idratare e opacizzare il viso. Quello che promette questa maschera è di idratare a fondo la pelle e allo stesso tempo purificarla, restringendo un po' i pori. Contiene estratto di tè verde, acido ialuronico e siero idratante. Mi piace molto questa maschera perché innanzitutto trovo che abbia un prezzo vantaggioso comparato ad altri brand simili e secondo me funziona, nel senso che idrata la pelle, una cosa molto importante da non sottovalutare quando si ha la pelle mista. Io soprattutto agli inizi lo sbaglio che facevo era quello di asciugare tantissimo la pelle perché tendendo a ingrassarsi volevo pulirla e quindi togliere il grasso, però va allo stesso tempo idratata, altrimenti si ottiene l'effetto contrario, quindi è molto importante prendersi cura della pelle anche idratandola, e questa non lucida. Idrata sì in profondità la pelle perché appunto una maschera in tessuto ricca di siero idratante, però l'effetto finale è appunto opacizzante. Inoltre questo tipo di maschera non mi irrita la pelle perché spesso le maschere in tessuto purificanti sono molto aggressive sulla pelle, mentre questa è indicata anche per pelli più sensibili perché appunto non è particolarmente aggressiva. Non ho notato alcuna differenza per quanto riguarda i pori, però dal punto di vista invece idratante mi è piaciuta molto e continuo ad utilizzarla. La mia seconda maschera preferita per pelli miste è di Lush, ovvero Mask of Magna Minty, comunque maschera pipedita, penso si chiami in italiano. Questa è la versione autoconservante, che è quella che preferisco di gran lunga. Ha un prezzo che si aggira attorno ai 9,50 euro per 125 grammi di prodotto. È un prodotto naturale, vegano, non testato sugli animali e, come vi dicevo, autoconservante. Ha una consistenza molto densa, è fatta con ingredienti tutti naturali, ha questo colore molto verde, dato appunto dalla presenza di menta, caolino, miele, che serve a conservare il prodotto ma anche a idratare la pelle. Inoltre ci sono dei semi e fagioli a pezzi per esfoliare la pelle. Quello che promette questa maschera è di purificare a fondo grazie all'azione della menta e del miele e di lasciare la pelle più luminosa dopo l'applicazione. Va tenuta in posa 5-10 minuti e poi risciacquata. Non è facilissima da togliere, almeno io ho trovato qualche difficoltà perché essendo abbastanza densa, granulare, insomma ci sono diversi ingredienti all'interno. Bisogna un po' starci dietro, però non è un problema. È una maschera che si purifica, ma io la trovo un tantino aggressiva. Per questo preferisco la versione autoconservante perché contiene più miele. Quindi è più idratante, non si secca completamente sul viso, quindi non mi crea quegli arrossamenti tipici delle maschere a base di argilla. E siccome ha un potere così purificante, io in genere lo applico soltanto nella zona T, raramente anche sulle guance perché la trovo un po' troppo aggressiva per il tipo di pelle che ho io. Questo sono, non sbaglio, già il terzo o quarto barattolo che compro di questa maschera perché mi piace tanto. Noto veramente della differenza utilizzandola una volta a settimana, in particolare nella zona del mento che è la mia zona più problematica. E niente, trovo che sia un prodotto veramente molto valido. Una maschera che ho scoperto recentemente è questa di Origins, ovvero Out of Trouble. È una maschera da 10 minuti in questo tubetto, secondo me molto pratico. All'interno contiene 100 ml di prodotto e ha un prezzo attorno ai 25 euro. All'interno contiene ossido di zinco che ha proprietà assorbenti e la canfora che contrasta l'effetto lucido dovuto alla produzione di sebo. È una
maschera che promette di riequilibrare la pelle, quindi va utilizzata anche in questo caso una volta a settimana per 10 minuti sulla pelle e dovrebbe aiutare a tenere sotto controllo la produzione di sebo. La prima volta che ho provato questa maschera è stato stranissimo perché ha una consistenza abbastanza densa e bianca e ha un odore molto pungente, mi ricordava un po' un dentifricio. Si stende in maniera omogenea ed è anche facile da rimuovere. L'unica cosa che ho notato è che se stai in posa un po' più di 10 minuti lascia un leggero alone bianco che si rimuove, però bisogna starci un po' più dietro. Io la considero un po' la maschera dell'ultimo minuto, nel senso che quando ho un'occasione particolare, so che devo uscire, mi faccio prima questa maschera perché noto effettivamente una differenza quando la utilizzo, ovvero vedo il viso un po' più pulito, un po' più fresco, ma soprattutto tiene sotto controllo l'eccessiva produzione di sebo, che per me è allucinante, soprattutto nella zona T. Dà proprio la sensazione di purificare a fondo la pelle senza essere troppo aggressiva, perché anche in questo caso la maschera sì si asciuga, ma non va ad irritare la mia pelle, che è particolarmente sensibile. L'ultima maschera di cui voglio parlare oggi è questa di Dior, Hydra Life Pores Away Pink Clay Mask. È una maschera a base di argilla rosa, appunto della Dior, contiene 50 ml ed è un prezzo sui 50-55 euro, quindi è una fascia di prezzo abbastanza alta, ma al momento è la mia preferita. Allora, innanzitutto è una maschera a base di argilla rosa, quindi è più delicata rispetto ad altre maschere a base di argilla e per le pelli sensibili secondo me è ottimale. Quello che promette la maschera è di attenuare la presenza di pori e opacizzare il viso già dalla prima applicazione. All'interno, come vi dicevo, contiene argilla rosa, minerali naturali ed estratto di jojoba. Ha una consistenza molto leggera e vellutata, sembra proprio una mousse, si stende in maniera super omogenea sul viso molto facilmente e ne basta veramente pochissima per ricoprire tutto il viso. Va tenuta in posa per 3 minuti e dal momento che è così delicata, poco aggressiva sulla pelle, può essere utilizzata anche più di una volta a settimana. Io in genere la uso 2 volte a settimana e tutte le volte che la utilizzo mi sembra di essere alla spa, sa proprio di lusso questa maschera, sia per la consistenza, che è veramente super vellutata, che per la profumazione. Mi piace tantissimo il fatto che sia una maschera da 3 minuti, perché la posso applicare anche quando sono magari un po' di fretta o non ho voglia di farmi una maschera e stare lì diversi minuti. Lo so che farsi una maschera dovrebbe essere un momento di relax, di piacere, ma è difficile ritagliarsi dei momenti durante la giornata, soprattutto se si tratta di una maschera che serve a purificare la pelle, non soltanto a idratarla e renderla, diciamo, più bella. Mi piace quindi la velocità di applicazione, mi piace il fatto che si possa utilizzare più di una volta a settimana perché è veramente delicata, non aggredisce la pelle, non la secca eccessivamente, ma la cosa che mi ha lasciato più sorpresa è il risultato. Tutte le volte che la applico e poi la rimuovo noto una grandissima differenza, sia per quanto riguarda i pori in questa zona in particolare, che per me è abbastanza critica, sia per la luminosità della pelle, la vedo proprio fresca come una rosa. Quindi sia un prodotto con un prezzo non tanto accessibile, però come vi dicevo ne basta pochissima, io al momento la sto smezzando con mia sorella e soprattutto noto delle differenze, cioè è proprio gustoso farsi questa maschera perché si nota subito la differenza sulla pelle, proprio sembra più nuova, ecco. Queste erano quindi le mie maschere preferite del momento. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete provato anche voi queste maschere, come vi siete trovati e soprattutto qual è la vostra maschera preferita per pelli miste. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate altri link inerenti alla skincare, la mia morning routine, la night routine, insomma ci sono diverse cose sia qua sul canale che sul blog e soprattutto trovate anche link al canale Telegram per poter rimanere sempre aggiornati su tutte le news. Ogni tanto vi mando anche degli audio, dei piccoli video, anticipazioni sui video futuri, insomma, mi diverte un sacco. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!